Siano lodati Gesù e Maria. Allora, penso che grandi e piccoli sappiamo che mercoledì scorso era il giorno delle ed è iniziato un tempo un po' particolare che si chiama ok. Che cosa ricorda questo tempo? Ce l'ha detto il Vangelo di oggi. Qual è la cosa che viene ricordata dal tempo di Quaresima? Sentiamo. 40 giorni prima della Pasqua. E che cosa è successo in questi 40 giorni? Che cosa commemoriamo? Perché questo è un tempo di penitenza? Che non si mangia né pane né acqua. Questo, insomma, se dovete, siete tutti d'accordo, facciamo tutti quanti? Neanche pane e acqua. Questo è stato capace soltanto Gesù a farlo, o San Francesco l'ha fatto. Insomma, per noi dobbiamo un pochino calibrare gli obiettivi. Che è successo? Che Gesù è andato nel deserto. A fare cosa? Che ci ha detto il Vangelo di oggi? Cosa andava a fare nel deserto? Leggete bene il Vangelo oggi, c'è il Vangelo di Marco, c'è la forma breve, quindi non c'è la descrizione di tutte quante le tentazioni, però Marco ci dice una cosa molto importante. Cosa andava a fare Gesù nel deserto? Sta scritto, eh? Vedete che quando io leggo, voi che fate? Era tentato da Satana. Non solo era tentato da Satana, leggi bene, è andato nel deserto per essere tentato da Satana. Immaginate. Allora, facciamo un pochino di mente locale. Vediamo un pochino i protagonisti di questa vicenda. Chi è Gesù secondo voi? Attenzione col catechismo, che vi do un cazzotto in testa che vi abbasso di 15 o 20 centimetri l'uno, ok? Vediamo un pochino chi è Gesù. È il figlio di Dio. Poi fatto uomo. Si è incarnato nel suo, quindi è Dio fatto uomo, però, no? Quindi, in quanto fatto uomo, lui si è fatto uomo per venire in nostro aiuto, giusto? E qual è il grande problema che noi uomini ci abbiamo, secondo Gesù? Ce n'è solo uno, eh? Ma che bravo che sei. Dillo un po'. Che veniamo tentati da Satana. E perché questo è un problema grosso? Cresima subito. Perché può trascinarci nell'inferno. Quindi è possibile che andiamo all'inferno. Ci posso andare anche io? Sì che ci posso andare anche io. Certo, nessuno sta al sicuro. Ci posso andare anche io. Tutti quanti, nessuno sta al sicuro, eh. Non è che ci sta qualcuno che i vescovi stanno al sicuro, i cardinali stanno al sicuro, le suore stanno al sicuro, il papa sta. Nessuno sta al sicuro. Nessuno. Fino a quando siamo in questo mondo, nessuno sta al sicuro. Oh, bene, e chi è Satana? Chi è questo personaggio qui? Ci credete che esiste? Siete sicuri? Ci credono anche i grandi che esiste Satana? O pensano che è una favola da medioevo? A me mi sa che qui a Sermoneta non ci credono tanto. Vedo molte facce che qua di Sermoneta ce ne sono, come al solito, ben pochi. E questo testimonia il fatto che a Sermoneta ci credono poco che esiste Satana. Lo sapete perché? Perché se ci credessero non starebbero adesso in giro in piazza o al bar o forse alla fiera maledetta che sta qui sotto, perché le fiere fatte di domenica sono maledette da Dio, eh? Io non ho paura di dire queste cose, eh? Sappiatelo. La domenica non si fanno commerci e lavori e non si va a questi posti, eh? Perché chi ci va è complice di chi lo fa e ne risponderà davanti a Dio. Sto parlando in nome di nostro Signore Gesù Cristo, anche se il messaggio è forte. Se ci credessero, mancare a messa la domenica è un peccatuccio? È un peccatuccio? No. È come se mi sono mangiato un gelato, piccolino, giusto? Però è un peccatone. Oh, un peccato mortale. Che succede con un peccato mortale? Se io muoio che sto in stato di peccato mortale, non mi sono pentito o confessato, che succede? All'inferno. Ma secondo voi ci crede la gente in giro? Sapete che noi poveri parroci, cioè ogni volta che facciamo un funerale di questi tempi, ma questa è una cosa vecchia, sempre, devi fare il segno della croce. Perché sapete che soltanto il Signore conosce le coscienze, quindi noi non possiamo sapere se una persona all'ultimo momento fa un atto di pentimento, chi lo sa, ma capite?
Ci sono persone che piede in chiesa non lo mettono mai. Noi preghiamo, perché le funerali se vanno, affidiamo le anime al Signore, però capite, cioè una persona che vive così, ha chiaro secondo voi il fatto che esiste la possibilità della dannazione? Non è una cosa teorica, non è una cosa. Sapete i padri della Chiesa che cosa pensavano? Su 1000 persone, quanti vanno in paradiso e quanto vanno all'inferno? Pochi vanno al paradiso e quanti. Gesù ha risposto a queste cose, no? O no? Lo sapete il Vangelo? Quando gli chiesero: maestro, sono pochi quelli che si salvano, chi di voi si ricorda? Cresima subito, eh? Si ricorda questo è un po' difficile. Chi di voi si ricorda questa domanda di Gesù? Maestro, sono pochi quelli che si salvano, facci sapere. Poi, qua dobbiamo sapere se dobbiamo stare tranquilli o se dobbiamo preoccuparci. Cosa ha risposto Gesù? Questo è difficile, eh? Cosa ha risposto Gesù? No, Barbara. Allora, Barbara, i catechisti non possono rispondere, perché se non sanno rispondere i catechisti vi rompo le ossa. Però vediamo una. Sono pochi quelli che si salvano. Cosa ha risposto Gesù? Dipende da noi, da voi. Dipende da noi. Oh, ve lo dico io cosa ha risposto Gesù. Ha risposto e non ha risposto. Un po' come faceva sempre. Ha detto: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti cercheranno di farlo, ma non ci riusciranno. Traduzione: in soldoni. Diceva un vecchio pubblico ministero, vi ricordate? In soldoni, che significa? Se gli risponde: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché molti cercheranno di passarci, ma non ci riusciranno. Che significa? Che purtroppo la maggioranza degli esseri umani, a quanto dice Gesù, non me lo sto dicendo io, eh. Io vorrei tanto dirvi, amici miei, leviamoci questi figliola, non facciamo nessun digiuno, non andiamo a messa, andiamo a divertirci, tanto andiamo tutti in paradiso. Io sarei contentissimo, capite? E dire per ultimo: guarda, bravo Don Leonardo, che bei messaggi rincuoranti che ci dà. Invece se do questi messaggi, sembrano che sono un po' inquietanti, ma questi non sono i messaggi di Don Leonardo, questi sono i messaggi del Vangelo, capite? E io sono un ministro di Cristo, non sono un, capite, un agente sociale, capito? O un membro di una onlus che deve tranquillizzare la popolazione civile. Allora, i padri della Chiesa, i più ottimisti, dicevano che il 30% si salva degli uomini. I più pessimisti, è meglio che non ve lo dico. Ok? Meglio che non ve lo dico. Quindi, ma secondo voi la gente ci crede oggi? Vorrei raccontare tanto un fatto. Sapete cosa mi è successo un pochino di tempo fa? Io ho dei parenti, nipoti, che mi conoscono un po', no? E io sono sempre passato come una persona che è un po' severo, quindi un po' severo, un po' austero, così. A uno di questi nipoti muore un amico, un ventenne, un ragazzo, insomma, un pochino così, una morte tragica. Ovviamente pace all'anima sua, però un ragazzo di quelli di oggi, quindi canne, cocaine, discoteche, vita sessuale più che disinvolta, parolacce, bestemmie, mai andato in chiesa. Chiaro? Questa partecipa al funerale e sente una predica. Mi raccomando, preghiamo per questo angioletto che sta in paradiso e che adesso ci vede dal cielo e prega per noi, perché noi preti pensiamo che i fedeli sono una banda di stupidi, ma questo nipote, che non è stupido, sente la predica e dopodiché: zio, devo dirti una cosa, ma tu che vai dicendo in giro il diavolo, l'inferno, i peccati, ma è morto sta persona e tu hai detto che sta in paradiso e prega per noi. È storia, non ho fatto nomi, quindi però è un fatto, credetemi, vero, che mi è successo. Ma c'è molta gente che pensa questo. E se quel ragazzo, io gli auguro di no, ma fosse andato a finire all'inferno? E tu, prete, che messaggio hai dato a tutti quei ragazzi che stavano sentendo? Che si possono fare, che lo conoscono, che sanno come vive, che posso fare le canne, posso pipparmi la cocaina, posso bestemmiare come un turco, posso non mettermi i piedi in chiesa,
posso fare quello che mi pare sul sesto comandamento, che tanto non succede niente perché vado in paradiso a pregare per voi. E non è l'unico, ce ne sono altri, ma un altro l'ho sentito io personalmente con gli occhi miei quando ero seminarista. Allora, il tempo di... se Gesù è andato nel deserto per essere tentato da Satana, che significa? Perché lui è stato tentato, ma è caduto in tentazione Gesù? Come diciamo noi, Gesù al diavolo lo ha asfaltato, lo ha mandato a calci dove la schiena cambia nome, nell'inferno, in quel buco di fogna da cui è uscito. Ha detto: con me non si passa. E questa cosa lo ha fatto per noi, perché invece il diavolo, quando viene a tentare a noi, spesso e volentieri, sapete che trova un'autostrada, cioè non fa manco in tempo a arrivare, gli abbiamo già spalancato il portone, prego, si accomodi signor diavolo. Purtroppo noi siamo fatti così. Allora, come si combatte contro il diavolo? Vediamo un po' le armi che la Chiesa ci raccomanda nella Quaresima e che ha usato Gesù nel... vediamo, la prima cosa è la preghiera. Beh, mi pare che già qualche domenica fa, rispettando i dieci comandamenti, allora, se noi non preghiamo, questo vale per piccoli e grandi, sapete come diceva Padre Pio? I santi erano molto molto veloci a proposito del discorso: chi prega si salva, chi non prega si danna, punto e stop. Per cui si comincia con le preghiere del mattino e della sera, che chi di voi non le fa, gli rompo le ossa, e non farà né la comunione né la cresima se non impara a fare queste cose tutti i giorni, mattino e sera. Le preghiere del mattino e della sera, la messa domenicale, è il minimo indispensabile, non è il massimo. Cioè dice: oh mazza, oh, faccio le preghiere tutte le mattine, tutte le... vado pure a messa la domenica, non basta, eh? No, no, questo è proprio lo stretto indispensabile per vincere contro il diavolo. Questo è ancora un po' pochino, bisogna pregare un po' di più, soprattutto col rosario, e bisogna fare la comunione spesso, confessarsi spesso, magari per andare a messa ancora più spesso. Quindi in Quaresima, come si dice bene la Quaresima? Se non faccio mai le preghiere, cominciamo a farle. Se già le faccio, magari faccio pure il rosario. Se già vado a messa tutte le domeniche, magari dico: vado a messa pure venerdì di Quaresima, mi faccio la Via Crucis e la messa. Sarebbe un ottimo proposito. La Quaresima, dicevo nell'omelia precedente, non può essere che è tutto uguale a prima. Questo è un tempo sacro, capite? Sacro vuol dire che va santificato, capite? Facendo delle cose per il Signore continuamente non si fanno. Quindi la prima cosa è la preghiera. La seconda cosa che ha fatto Gesù per 40 giorni? Ha digiunato. Il digiuno. Voglio vedere quante... cioè il digiuno oggi è quasi scomparso dalla vita cristiana. Voi sapete che fino al VI secolo, non tanto, i cristiani digiunavano tutte le settimane, due volte a settimana. Lo sapevate? Quali sono i giorni classici di digiuno? Il quarto e il sesto giorno della settimana secondo il calendario romano, cioè il mercoledì e il venerdì. Sapete perché questi due giorni sono giorni di digiuno? Lo sapete? Perché il venerdì è morto Gesù. Ma che... oh, tocca fate fare la cresima subito. Basta che so sicuro che preghi e... senti. Perché il venerdì è morto Gesù. Oh, perché il venerdì è morto Gesù. Il venerdì non possiamo fare i paragoni, perché il venerdì alle 3 del pomeriggio qualcuno è morto per noi tra dolori orribili, e io non posso fare i bagordi in quel giorno se ci credo che quello è il figlio di Dio. E il mercoledì, qualcuno di voi lo sa perché il mercoledì è il giorno di penitenza? Questo è più difficile, io vi confesso che l'ho saputo qualche anno fa, questo è difficile, perché il mercoledì Giuda andò a parlare con i sacerdoti per vendere Gesù, il mercoledì prima dell'ultima cena. Lo facevano tutte le settimane, e facevano o il digiuno a pane e acqua, cioè si mangia solo pane e acqua, oppure non mangiavano proprio niente, bevevano e in tarda serata mangiavano qualcosa, tutte le settimane.
Siamo passati da questo a zero. Il digiuno è importantissimo, sapete perché? Non è soltanto il digiuno dal cibo. Oggi ci stanno tanti altri digiuni da fare. Ne dico qualcuno per voi? Videogiochi? Telefono? Già questi, eh? Almeno moderare, ok? Moderare. Togliere le cattive abitudini. Qualche maschietto che viene ancora a far macello e a giocare a pallone qua davanti, che un giorno o l'altro esco con tutti i paramenti durante la messa e gli rompo le ossa vestito da prete, che non si fanno queste cose, questo è un luogo sacro, mentre si celebra la messa non si possono sentire le pallonate. Oh, e la terza cosa, l'ultima cosa per vincere il diavolo, digiuno, preghiera, e la terza qual è? È l'elemosina o le opere di misericordia. Anche voi che siete piccolini volete farlo qualche elemosina, eh? Sapete che significa? Mamma ti dà 5 euro, dici che ci compro adesso 5 euro, adesso non so più la vostra abitudine, la pizza, il cappuccino, che ne so, andavo piccolo io, se compro la pizza, il cappuccino, queste cose qui, allora dico, rinuncio a un cappuccino, Gesù, quanto costa il cappuccino? 2 euro, prendo questi 2 euro, li do a Don Leonardo, oppure vedo qualche povero per strada e glieli do a lui. Sono tutte quante cose che ci fortificano nelle tentazioni, perché il diavolo ci tenta attraverso i sensi, e questo si combatte con digiuno, dentro dei grandi, attraverso il pensare che noi possiamo fare tutto da soli e non abbiamo bisogno di Dio, e questo si combatte con la preghiera, e attraverso tutti quanti i peccati che facciamo contro il prossimo, e questo si combatte con le devozioni e con le opere di misericordia, facendo del bene al prossimo. Più ci esercitiamo in queste cose, più forti diventiamo, più difficile diventa cadere in tentazione, peccare mortalmente e andare all'inferno. Ecco il senso della Quaresima. Spero che sia stato utile per piccoli e per grandi. Siamo lodati Gesù e Maria.